alfa. Ok. Facciamo così, dal punto alfa mi tracci rotta 45 gradi, mi vai per 45 gradi. Allora, si prende la nostra scoletta, ci si piazza sul meridiano, si cerca 45 gradi. Sì. Quindi sono qui. Poi, con l'altra scoletta si porta sul meridiano. Aspetta un attimo, fai vedere dove sono, come hai fatto vedere che sono 45 gradi. Sono altezza carico 0 con i gradi sulla, sul, su uno dei due cateti. E si vede qui c'è 40, 41, 42, 43, 44 e 45. Poi si prende l'altra scoletta, ci si porta sul punto e poi sull'ipotenusa si va a tracciare la rotta. Quindi questa. E questa è rotta 45 gradi. Ci puoi scrivere rotta vera RV 045. Poi da questo punto che hai trovato, chiamiamolo Bravo. Mi accosti a sinistra di 15 gradi. Ok. Quale sarà la nuova rotta? La nuova rotta sarà 45, abbiamo detto di accostare a sinistra. Sì. Quindi sarà meno 15, sarà 30 gradi. Ok, a questo punto dal punto Bravo mi tracci rotta 30 gradi. Cosa, ritroviamo rotta 30 gradi. Rotta 30 gradi, che è questa. Tracciala pure più lungo, vai, un po' più lungo, ok, chiama appunto, chiama appunto Charlie, ok, allora, supponendo, ti do un foglio, supponiamo che noi, che l'orario di A, scrivi, siano le 12.22, scrivi pure qui accanto, 12.22, ora di partenza 12.22, poi, l'ora di passaggio in Bravo sì. Siano le 13.15, 13.16. Ok. Io voglio sapere a velocità costante, proseguendo con velocità costante, a che ora sarai nel punto Charlie. Ok. Okay? Allora dimmi, cerca di spiegarmi tecnicamente qual è l'operazione. Allora, bene, innanzitutto sappiamo il tempo, la differenza, diciamo quanto ci mette la nostra barca da B, che è 13.16 meno 12.22, sì. Che quindi sarà un'ora qui. Fai pure il conto, preciso. 12.22, alle 13 ci sono 38 minuti, più 16, 38 più 16, 40, 54 minuti. Ok, il tempo T quindi uguale a 54 minuti. 54 minuti. Poi possiamo calcolare la distanza. Ok, prendiamo la distanza. La distanza. Questa. Che sono 5. Sono 13 primi, quindi 13 miglia. 13 miglia. Ok, aspetta un attimo, intanto faccio rivedere meglio la distanza su questa scala, che è una scala diversa, che è una scala a 1-250.000. 5, 10, 11, 12, 13, virgola, scusa, avevi detto? 13 miglia, 13 primi, 13 virgola, virgola qualcosa. Facciamo 13,2, dai, segna 13,2 miglia. 13,2 miglia. Ok, quindi la formula qual è? Poi abbiamo velocità è uguale a spazio tratto tempo e quindi questa qui andrebbe i vari portati in ore, quindi è uguale a 13 tratto 54 sessantesimi d'ora. Sì, allora io facciamola più semplice, questa qui c'è un metodo molto semplice per risolvere questo problema. Io devo sapere la mia velocità, quindi devo sapere quanto faccio in un'ora. Io so che faccio 13,2 miglia in 54 minuti. L'ideale sarebbe fare 13,2 diviso 54 e so quanto faccio in un minuto e moltiplico per 60. Questa è la formula esatta, è la formula giusta più semplice per riportare un tempo in minuti, una velocità in ore. Quindi mi fai 13,2 diviso 54 per 60. Ora però non ho la calcolatrice. Quindi noi andiamo in questo tratto a 14,6 ore. Quindi ora sappiamo la velocità. Sì. Qui possiamo calcolare la distanza tra P e esatto. C. Quindi la distanza tra P e C. Questo. 5, 10, 16, 17. 17,7
17,7 faccio un po'. Quindi di BC 17,7. Stavolta ci serve il tempo, quindi abbiamo che il tempo è spazio fratto velocità. Quindi lo spazio lo sappiamo, 17,7. La velocità la sappiamo, è 14,6. Ok, facciamo il conto. Andiamo. 6, e troviamo 1 e 21, dove 1 sono le ore e 21 sono i decimi di ora, attenzione, che male portate in meno, per riportare i decimi di ore e minuti come si fa? Si prende le prime due cifre, quindi 0,21 sì. Per 60, 0,21 per 60 che fa? 60, che sono 12 minuti, 12, quindi sarà? Quindi un'ora e 12 minuti, quindi il tempo di arrivo, eta c, che sarebbe l'ora di arrivo C, sarà praticamente 13 e 16 più 1 e 12, quindi sarà 14 e 28. 14 e 28. Quindi eta 14 e 28. Bene.